Gentili telespettatori, buona giornata e benvenuti a questo video di Tele Italia. È già stato arrestato il sindaco eletto con l'80% dei voti. Massimo Cariello aveva già formato la giunta dopo aver vinto con l'80% al primo turno. Strane assunzioni di persone a lui vicino e permessi autorizzativi illegittimi. Terremoto a sinistra nella politica campana. Il sindaco Massimo Cariello è stato arrestato. Neanche il tempo di festeggiare e brindare la schiacciante vittoria che il primo cittadino di Eboli, Salerno, è finito ai domiciliari nell'inchiesta coordinata dalla Procura di Salerno, dal procuratore capo Giuseppe Borrelli e dal pubblico ministero Francesco Rotondo, che riguarda alcune assunzioni sospette di persone a lui vicino. Percentuale bulgara di riconferma, oltre l'80% al primo turno. Contemporaneamente all'arresto del sindaco sono stati effettuati altri quattro arresti che riguardano funzionari del comune di Eboli e del comune di Cava dei Tirreni. I reati ipotizzati sono diversi a vario titolo: corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio, abuso d'ufficio, rilevazione e rivelazione, utilizzazione di segreti d'ufficio e falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un esercizio di pubblica necessità. Procedure concorsuali per assunzioni di persone considerate vicine al neosindaco, che ha potuto godere dello schieramento di centro-sinistra che lo ha sostenuto. Si è presentato con il PD, nel quale, scusate, era presente il PD sotto forma di un paio di liste civiche, dice il Fatto Quotidiano. Il deputato del PD aveva partecipato a uno degli ultimi comizi di questo neosindaco, Piero De Luca, e figlio del governatore Vincenzo. Ha ottenuto l'80,81% delle preferenze, cioè praticamente l'81, pari a 15.261 voti, consentendogli di conquistare 21 seggi comunali e di lasciarne solo due all'opposizione. Gli avversari sono stati letteralmente surclassati. Ma parliamo dopo, vabbè, diciamo che adesso, appena nominato il sindaco, arrestato, la giunta di Eboli era stata appena da pochissimo nominata che sono arrivati i militari dicendogli: lei è in arresto. Immaginatevi che scena grottesca. Appena 36 ore dopo la nomina, record. La Repubblica, il quotidiano, fa notare che il sindaco non aveva nascosto la felicità. Stavolta è meglio, più forte l'investitura, diceva. Ora a prendere il suo posto dovrebbe essere Luca Sgroia, fratello del presidente del tribunale del riesame di Salerno, che Cariello aveva fatto tornare dopo 12 anni nella politica attiva e che mercoledì scorso aveva dichiarato emozionato: devo ringraziare per tutto questo il PD della provincia salernitana e l'onorevole Piero De Luca. Una storia triste, un po' curiosa, di cronaca curiosa. Ma parliamo di un altro fatto abbastanza incredibile. Sandra Milo, che ha 87 anni. Io qualche settimana fa ho visto un bellissimo film dove c'era Sandra Milo giovanissimo in un'Italia degli anni 50, 60, bellissimo. Adesso non ricordo esattamente qual era il titolo. Poi ne ho visto un altro, girato praticamente in Piemonte, vicino alle risaie, dove lei cerca marito via annuncio, no? Cercasi e poi trova quest'uomo che arriva da Roma, trascorrono una giornata insieme, poi non si vedono più. Una sorta di agenzia matrimoniale tramite i messaggi. Una volta si usava, cercasi
marito con lavoro sicuro, dei buoni risparmi. Beh, c'è una sorta di globalizzazione della ricerca di matrimonio degli anni 50 e 60. Questo film, che non ricordo neanche di questo il nome, era bello, a me è piaciuto perché si possono rivedere le ambientazioni di quegli anni. E poi ho riconosciuto Sandra Milo proprio per la voce, inconfondibile. E lei confessa che adesso ha 87 anni, ha 87 anni. Dice che di aver bisogno di lavorare per mantenere i miei figli. Quindi alla soglia dei 90 la popolare attrice e conduttrice ha svelato di non essere pronta a lasciare il mondo dello spettacolo perché le permette di aiutare economicamente i figli che sono disoccupati. La pensione è sempre più lontana per Sandra Milo. A 87 anni suonati, la popolare attrice non ha nessuna intenzione di lasciare il suo lavoro, che la vista sempre più protagonista in televisione. Lei dice: beh, attenzione, non è solo la passione per il mio lavoro, ma è la necessità di guadagnare per poter mantenere i figli Azzurra e Ciro, entrambi disoccupati. Beh, il figlio Ciro è diventato famoso, non so se vi ricordate quel tremendo scherzo che avevano fatto a Sandra Milo mentre era in televisione. Sapete che si ricevono le telefonate dagli ascoltatori, no? Adesso forse un po' meno, ma un tempo c'erano le telefonate da casa e qualcuno gli aveva detto che Ciro era finito in ospedale e lei: no, Ciro, no. Vi ricordate ed era diventata famosa questa scenetta televisiva non preparata ma tragica perché lei si era spaventata, pensava che realmente al figlio Ciro era successo qualcosa. Adesso Ciro è disoccupato come anche Azzurra. Questa è l'amara confessione di Giorgia Milo al settimanale Nuovo, dove ha svelato il motivo del suo ritorno in televisione. Dice: l'ultimo anno per lei è stato decisamente ricco di impegni, l'esordio sui social network per combattere la noia della quarantena, la battaglia contro il governo per sostenere artisti e lavoratori. Vi ricordate che si era incatenata davanti a Palazzo Chigi, poi aveva parlato con Conte, che gli aveva fatto delle promesse che poi non so se aveva mantenuto. E lei diceva: ho bisogno di lavorare per mantenere i miei figli Azzurra e Ciro disoccupati. Lui ha anche un bambino, il mio nipotino Flavio di 7 anni, e anche mia nuora Vanessa è senza lavoro. Quindi io, che ho la fortuna di essere in salute, devo lavorare per aiutare loro e poi se devo fare una cosa non sto lì a riflettere più di tanto. È il pensiero che mi affatica. Povera Sandra Milo, una grandissima attrice, una grandissima attrice. Vi invito a vedere i suoi film che ci sono su YouTube. Certo, se cercate Sandra Milo non viene fuori il film. Voi magari vedete un film e poi scoprite che c'è Sandra Milo perché è così, io l'ho scoperto, non sapevo che era come attrice in quei film che vi dicevo prima. Io vi ringrazio per avermi ascoltato, vi invito ad iscrivervi al canale e agli altri social dove è presente Teleitalia, Instagram e Facebook. Arrivederci a tutti.